persone rispetto a Tommaso. Tommaso considerato uno dei migliori mediocentri del mondo. No. No. Quasi. No. No, io non cerco. Devo migliorare tanto, mi fa piacere essere qui perché vuol dire che di far parte di un gruppo importante che ha un obiettivo importante. Devo migliorare tanto, imparare tanto da chi gioca a questi mondiali e speriamo di dare il mio contributo. Pero usted es el alma de los equipos donde ha actuado. Aspira a ser también el alma de esta selección azzurra. Ma penso che la voglia e il gruppo che si è formato dopo l'Europeo sia questo il segreto degli azzurri, la coesione che si è creata dopo l'Europeo, durante l'Europeo del 2000, penso che questa è l'anima della squadra. Siente pressione perché Italia llega acá come favorita a ser campeón? No, pressione particolare no, abbiamo responsabilità, questo sì. Croazia, che concetto tiene Croazia? Croazia sono temibili perché l'ultimo mondiale ha fatto molto bene, sono giocatori che conoscono il calcio europeo, quindi per noi possono metterci in difficoltà, vediamo come va. Ecuador? Ecuador, qualificarsi con squadre come arrivata davanti al Brasile nelle qualificazioni, quindi per noi, per me personalmente è tutto da scoprire, però se si sono qualificati in quel girone vuol dire che qualcosa sanno fare e possono mettere in difficoltà anche noi. Messico? Messico è un brutto ricordo, perché l'ultima volta che ho giocato contro il Messico siamo usciti dalle Olimpiadi, eravamo nel girone con loro alle Olimpiadi di Atlanta e purtroppo insomma siamo usciti al primo turno avendo perso contro il Messico.